alla prima presentazione del Dizionario della Grande Guerra di Enzo Fimiani e di Gustavo Corni. Confido che si proceda con il dovuto impegno nell'opera di conservazione della memoria, di analisi e riflessione storica sul primo grande conflitto mondiale e che da parte delle competenti istituzioni si segua con attenzione la preparazione dell'anniversario. Prendendo spunto dalle parole del Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, il Governo si è fatto carico di armonizzare le attività promosse dai diversi enti coinvolti, coordinando, avviando iniziative che hanno i medesimi obiettivi, ovvero quello di ricordare la Grande Guerra, l'eroismo, il sacrificio dei soldati e della cittadinanza e tutte le vicende politiche, culturali, civili ad essa collegate, come episodio di fondamentale importanza nel processo di costruzione dell'identità europea, della nostra storia nazionale e di coesione tra gli italiani di ogni regione. Inoltre, quello di promuovere il recupero di storie e luoghi della memoria, spesso dimenticati o trascurati. È quello di rendere immediatamente conoscibili per i cittadini tutte le iniziative legate alle commemorazioni. Questo come? Con un logo. L'evento di oggi è uno dei pochi in Italia che può fregiarsi del logo ufficiale del centenario della Prima Guerra Mondiale. Logo concesso a tutte quelle iniziative di riconosciuto valore culturale di stretta attinenza al tema delle commemorazioni. L'abbiamo visto nel manifesto dell'invito. Riproduce la sagoma di un fante della Grande Guerra in posizione di riposo che si staglia su una base grigia sullo sfondo il tricolore, quasi un'ideale strada da percorrere. Ciò a cosa lo dobbiamo, questa concessione del logo ufficiale? Al valore, al livello dell'opera oggi presentata, che è di livello nazionale, e lo dobbiamo anche all'interessamento del Presidente Marini che oggi è presente con noi. Prima di iniziare sono doverosi alcuni ringraziamenti a partire dal padrone di casa, diciamo così, cioè il presidente della provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Siamo suoi ospiti per aver voluto fare come propria, quindi come propria, come provincia, l'iniziativa. Per le presenze e gli interessi istituzionali, presidente emerito del Senato Franco Marini, che è presidente, lo ricordiamo, del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale. Al dottor Lucrezio Paolini, vicepresidente del Consiglio regionale, che questa sera ci porterà i saluti del presidente D'Alfonso impegnato in altra sede, per uno storico di interesse nazionale che è Stefano Trinchese, professore ordinario di storia contemporanea e direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali dell'Università Gabriele D'Annunzio. Direi anche per l'adesione alla manifestazione di un'associazione, l'UMPLI, l'Unione Nazionale delle Prologo d'Italia, che ha fatto pervenire un messaggio di saluto da parte del suo presidente nazionale Claudio Nardocci, e sono presenti in sala in rappresentanza del sodalizio Nazareno Di Giovanni, presidente regionale dell'UMPLI, e Pasqualino Di Gregorio, presidente UMPLI per la provincia di Pescara, assieme a tanti presidenti delle Prologo d'Abruzzo. Sono inoltre presenti la dottoressa Stefania De Nardis della Texas Edizione, curatrice editoriale, e in sala c'è anche l'editore Edoardo Caroccio. È impegnato invece fuori regione Gustavo Corni, che è un professore ordinario di storia contemporanea presso l'Università di Trento, dopo aver ricoperto già vari incarichi di docenza a Venezia, Pescara e Trieste. È studioso di storia del nazionalsocialismo, di storia e storiografia comparata delle dittature del Novecento e di storia sociale delle due guerre mondiali. Attualmente sta coordinando il calendario digitale della Grande Guerra, che può essere consultabile sul sito www.lagrandeguerra100.it. Passiamo al saluto alle autorità in sala. Sua Eccellenza il dottor Vincenzo D'Antuono, prefetto di Pescara, se vuole può portare personalmente un saluto, ma lo diamo per fatto, grazie. Il dottor Giuseppe Di Pangrazio, che è il presidente del Consiglio regionale, il dottor Antonello De Berardinis, direttore dell'Archivio di Stato di Pescara, la dottoressa Maria Teresa Spinozzi, sovrintendente archivistica, il generale Leonardo Pizzi dell'Esercito Italiano e il dottor Tito Di Sante, che è presidente di Assoarma. Ho visto anche Mario Mazzocco, l'assessore regionale, diversi assessori regionali, provinciali, comunali, provveditore agli studi Santilli e tanti altri ancora. Vi ringraziamo davvero per essere così tanti. Il volume che oggi si presenta è un assoluto inedito per l'editoria italiana. È la prima volta, infatti, dal primo conflitto mondiale scoppiato esattamente un secolo fa, che viene pubblicato in Italia un dizionario della Grande Guerra come questo. Esistono, invero, dizionari biografici sul tema che presentano le vite dei personaggi dell'immane scontro bellico, ma il dizionario che oggi presentiamo va ben oltre. Vediamo perché.
presenta un quadro a 360 gradi della guerra, si avvale di apparati grafici moderni, non si limita a parlare della partecipazione italiana al conflitto, tutt'altro, ha volutamente uno sguardo internazionale grazie al contributo di specialisti dell'Università di Trento. Intende parlare a tutti, offrendo la possibilità di un'alta divulgazione a cittadini e giovani, quindi una divulgazione anche a persone che non sono specialiste della materia. È un libro, inoltre, che permette di viaggiare tra nomi, luoghi, immagini ed eventi, perdendosi e ritrovandosi fra le molte eredità materiali e simboliche che nell'ultimo secolo hanno segnato in profondità la storia delle nazioni e la vita delle persone. Il lettore che si avventura in queste pagine scoprirà con stupore che non c'è stato un solo giorno della propria vita nel quale non si sia trovato a confrontarsi in modo diretto o indiretto con l'immenso patrimonio di esperienze individuali e collettive il cui seme è stato gettato nel 14. In questo dedalo di informazione si è liberi di scegliere il proprio itinerario e seguirlo fino in fondo, oppure lasciarsi guidare da rimandi e istituzioni. In ogni caso, l'approdo sarà la consapevolezza che la Grande Guerra fu un evento generale e totalizzante, fino al punto di essere ravvisato in se stesso il proprio opposto. È nella ferocia del conflitto, infatti, che si possono leggere i primi segni, i primi germi di una cultura della pace. Passiamo ai saluti istituzionali. Passiamo la parola al Presidente della Provincia di Pescara, Antonio Di Marco. Quello di oggi per lui è il primo convegno sulla cultura che presenzia il Presidente, e questa sala penso che gli renda omaggio. Prego. Grazie, caro Loris. Ma è un'iniziativa importantissima, visto che, lo ha detto poc'anzi il nostro avvocato, è, diciamo, la primissima edizione che esiste in Italia come dizionario della Grande Guerra. A 100 anni dalla Grande Guerra, la presenza di un autorevolissimo livello istituzionale e non solo, che presenta qui a Pescara in provincia. È il mio secondo appuntamento sull'editoria, perché la settimana scorsa abbiamo presentato il libro del giudice, ma questo lo ritengo di fondamentale importanza, anche perché c'è un nostro pilastro della provincia, che è praticamente Enzo Fimiani, che lavora proprio qui alla biblioteca provinciale, che ne è autore. Credo che la presenza massiccia delle varie rappresentanze, non solo istituzionali, oggi iniziali, c'è il mondo dell'associazionismo, c'è il mondo dell'istituzione, la regione, la provincia, i comuni, molti sindaci, molti presidenti di Prologo, il mondo da cui derivo io, quindi è un mondo che mi appartiene da vicino, ma credo che sia utile a 100 anni avere una linea guida, avere appunto un coordinamento chiaro della storia di questi 100 anni. E Fimiani ci ha messo di suo, ci ha messo passione, ci ha messo lavoro, ci ha messo anche voglia di trasmettere ai giovani un qualcosa che possa aiutare soprattutto la riflessione per capire meglio il futuro che dovremo affrontare. Io non mi dilungo di più, ringrazio molto la presenza del prefetto Tuono, che ci aiuta sempre a rendere merito alle attività che si fanno non solo in provincia come sede, ma in tutto il territorio provinciale, e ringrazio il presidente Marini, al quale mi lega un'amicizia paterna, posso dirlo, Franco, paterno, perché lo ritengo veramente il papà di tante iniziative utili e importanti per l'Abruzzo e per l'Italia. Grazie a voi e buona, diciamo, e attenta conduzione di questo dibattito, perché sarà utile a tutti quanti. Grazie. Grazie Presidente. La parola al Vicepresidente del Consiglio regionale, il dottor Lucrezio Paolini, che ci porta il saluto del Presidente della Regione Abruzzo, Luciano D'Alfonso. Grazie. Un saluto a tutti voi, a tutti i presenti, al Presidente Marini, a Sua Eccellenza il Prefetto, saluto il Presidente del Consiglio regionale di Pangrazio, il mio Presidente, e tutti i presenti, appunto tutti gli eminenti relatori. Per me è un onore stare qui e sostituire, oltre che la Presidenza della Giunta regionale, Gian D'Alfonso, che saluta tutti e si scusa per non essere presente per altri impegni istituzionali, per rappresentare anche il Consiglio regionale in un momento in cui la cultura di eccellenza, come dire, si mostra
ai cittadini con la presentazione di questo libro su un argomento assolutamente importante per ognuno di noi, che sviluppa le nostre coscienze, perché è chiaro che quando si parla della guerra in genere o della grande guerra, ognuno di noi tornano in mente, a me personalmente tornano in mente i racconti di mio padre, a me personalmente tornano in mente i racconti dei miei nonni, e credo che questo rappresenti per ognuno di noi la vera memoria storica, oggi consacrata in un testo che racconta di quegli episodi, e credo che sia l'uno che l'altro siano il bagaglio, il patrimonio culturale della nostra società. E in un altro contesto, mi ricordo anche alla presenza di Sua Eccellenza il Prefetto, ricordai delle storie che i nostri genitori ci raccontavano, di coloro i quali hanno patito la deportazione, chi nei campi lager e chi internati nelle case lavoro. Ecco, quelle storie unite a questi testi appunto per me rappresentano il vero bagaglio storico, che è la memoria, perché la storia è anche memoria e ricordo, di cui ognuno di noi deve fare tesoro, perché non si facciano gli errori che sono stati fatti in passato, e questo sia di monito a tutti i giovani. Grazie e buon lavoro. Grazie Presidente. Terminati i saluti istituzionali, prima di approfondire il tema della serata, come annunciato anche nel manifesto, abbiamo pensato di arricchire il contributo culturale con la lettura di 8 poesie di Ungaretti, 4 alla volta, in 2 distinti momenti della serata, da parte dell'attore Luca Luciani. Come sappiamo, sono 15 componimenti che costituiscono il piccolo patrimonio che Giuseppe Ungaretti dedica nella raccolta L'Allegria ai temi della guerra. Si tratta di poesie che sviluppano sensazioni inerenti al conflitto, alla quotidiana convivenza con i morti e con i feriti, giorno e notte a contatto con la violenza e con l'odio che si contrappongono su due fronti. Luciani è principalmente un attore che ha fatto del teatro e del doppiaggio non solo la sua passione, ma anche e soprattutto la sua professione. La sua formazione accademica teatrale si è svolta sia in Italia che in Inghilterra, dove peraltro ha recitato in lingua originale. Dopo aver conseguito una laurea in lingua e letterature straniere, specializzandosi in teatro elisabettiano, Luciani ha cominciato a svolgere la sua attività di attore con continuità e dal 2003 ha affiancato con successo la professione di doppiatore e speaker, collaborando con partner di spicco. Ascoltiamo dalla sua voce Ungaretti. I fiumi. Mi tengo a quest'albero mutilato, abbandonato in questa dolina che ha il languore di un circo, prima o dopo lo spettacolo, e guardo il passaggio quieto delle nuvole sulla luna. Stamani mi sono disteso in un'urna d'acqua, e come una reliquia ho riposato. L'isonzo scorrendomi levigava come un suo sasso. Ho tirato su le mie 4 ossa e me ne sono andato, come una acrobata sull'acqua. Mi sono accoccolato vicino ai miei panni sudici di guerra e come un beduino mi sono chinato a ricevere il sole. Questo è l'isonzo, e qui meglio mi sono riconosciuto una docile fibra dell'universo. Il mio supplizio è quando non mi credo in armonia, ma quelle occulte mani che mi intridono mi regalano la rara felicità. Ho ripassato le epoche della mia vita, questi sono i miei fiumi. Questo è il cerchio, al quale hanno attinto 2000 anni forse di gente mia campagnola, e mio padre e mia madre. Questo è il Nilo, che mi ha visto nascere e crescere e ardere d'inconsapevolezza nelle estese pianure. Questa è la Senna, e in quel suo torbido mi sono rimescolato e mi sono conosciuto. Questi sono i miei fiumi contati nell'isonzo. Questa è la mia nostalgia, che in ognuno mi traspare ora che è notte, che la mia vita mi pare una corolla di tenebre. In dormiveglia assisto la notte violentata,
L'aria è crivellata come una trina dalle schioppettate degli uomini ritratti nelle trincee, come le lumache nelle loro guscio. Mi pare che un affannato nugolo di scalpellini batta il lastricato di pietra di lava delle mie strade. Ed io lo ascolti, non vedendo, in dormiveglia. Sono una creatura. Come questa pietra del San Michele, così fredda, così dura, così prosciugata, così refrattaria, così totalmente disanimata. Come questa pietra è il mio pianto che non si vede. La morte si sconta vivendo. Veglia. Un'intera nottata buttato vicino a un compagno massacrato, con la sua bocca digrignata volta al plenilunio, con la congestione delle sue mani penetrata nel mio silenzio, scritto lettere piene d'amore. Non sono mai stato tanto attaccato alla vita. Grazie, grazie Luciani. Entriamo nel vivo del convegno ascoltando un relatore d'eccezione. Stefano Trinchese, che è professore ordinario di storia contemporanea all'Università Gabriele D'Annunzio, direttore del Dipartimento di Lettere, Arti e Scienze Sociali. Trinchese è presidente inoltre del Centro per le Civiltà dell'Adriatico. Ha studiato nell'Università di Bologna, Bonn, Paris-Sorbonne, conseguendo il dottorato di ricerca a Roma alla Sapienza. Ha svolto semestri di studio in Turchia e Germania, ha insegnato storia della Turchia presso l'Ispettorato dell'Esercito. È membro del direttivo della Società Italiana per la Storia Contemporanea e dell'Istituto Paolo VI per la Storia del Movimento Cattolico. È autore di diverse monografie su temi di storia politica e religiosa europea e mediterranea. A lui la parola. Erich Maria Remarque, un nome capace di sintetizzare in poche parole, in quel stupendo libro che diede luogo ad un film forse ancora più bello, Niente di nuovo sul fronte occidentale, scriveva della dannazione di un'intera generazione alla quale erano stati tolti gli ideali e alla quale era stato dato in cambio una serie di nuovi principi. Era stato detto loro non uccidere, e questo era stato detto in tutte le fedi declinate nell'Europa cristiana, cattolica, ortodossa, protestante, ma era stato detto loro: devi mirare al cuore del tuo nemico. Questa contraddizione di principi, non devi uccidere, ma i comandi ti dicono devi mirare al cuore del nemico, è vissuta anche da un altro protagonista, sempre secondo Erich Maria Remarque, il quale si reca, secondo una prassi allora in uso, nei giri turistici dei reduci della Grande Guerra negli anni 20, fino ai primi anni 30, di recarsi sui luoghi delle battaglie, cosa che si fa ancora oggi per guerre naturalmente più recenti. E il protagonista si presenta sulla collina di Fleury, dove si svolse una delle più tragiche battaglie della Prima Guerra Mondiale, e dice: guarda, ma è tutto normale, qui una volta era un inferno, una catastrofe senza speranza, e adesso io non vedo che una gioiosa, piccola, inoffensiva collinetta. Allora l'espropriazione in qualche modo della propria dimensione identitaria credo che sia uno degli argomenti che anche ad ascoltare le poesie di Ungaretti, che hanno dato il giusto tono a questa serata, ci debbano guidare in questa rivisitazione della guerra mondiale. Allora io vorrei proporvi alcune categorie di lettura del fenomeno della Grande Guerra. Una di queste è la struttura della esperienza bellica, la trasformazione del carattere di coloro che parteciparono alla guerra. Si sente spesso dire, un po' per qualunque evento epocale, la stampa o i telegiornali ci propinano ogni giorno, nulla sarà come era prima. Dopo la Prima Guerra Mondiale invece si disse da parte di un autorevole reduce, perché era anche un noto scrittore, nessuno uscirà da questa guerra
senza essere diverso. C'è questa profonda diversità di chi entra in una sorta di galleria oscura. C'è un film di Bertolucci molto bello in questo senso, il film non mi piace molto, Novecento, ma i soldati entrano in una galleria vestiti da soldati ed escono completamente diversi, escono nel caso con una divisa nera, cioè quella del fascismo, ma escono diversi, non sono più gli stessi giovani, sono segnati da un'esperienza che ne modifica per sempre l'identità, che li estranea completamente da due regole, quelle che dirigono la vita sociale e quelle che dirigono la convivenza civile. Queste regole, vita sociale e convivenza civile, vengono completamente alterate nel DNA, nella grammatica del partecipante alla guerra. Se pensiamo a un grande e satirico scrittore austriaco come Karl Kraus, il quale scrisse in un epigramma fondamentalmente dopo la prima guerra mondiale: chi ha ancora qualcosa da dire si faccia avanti e poi taccia, perché non c'era più nulla da dire da parte di questa gioventù, di questa società che con la Belle Époque si era avviata a una dimensione completamente diversa rispetto all'avvenire che si trovava davanti. Il modello dell'io, il modello personale che la gente aveva davanti è completamente stravolto. Un altro reduce, morto nel marzo del 1918, dirà: con nervi d'acciaio riuscivo a fissare la morte negli occhi. Posso ascoltare impassibile i camerati. Però mi considero ancora, nonostante questa tragedia, il più buono degli uomini, con l'animo più arrendevole della terra. Persone capaci di questi sentimenti che sono condannate ad uccidere. Ma uccidere chi? Riflettiamo bene, la prima guerra mondiale è la prima guerra, da allora in poi davvero tutto sarà diverso, che non spettacolarizza più la guerra. Finora la guerra, pensiamo a Tolstoi davanti alle piane russe invase dai francesi, finora si andava anche a guardare le guerre, le divise erano variopinte, questo fino ai primi giorni della guerra mondiale. Poi prevale il grigio da una parte, il grigio verde in Italia, l'azzurro dall'altra parte tra tedeschi ed austriaci, divise mimetiche. Cos'è che sta cambiando? Cambia il nemico non ha più un colore, non ha più un volto, il nemico è invisibile, spesso non si vede affatto. Il modello è proprio questo, una scarica pulsionale davanti ad un nemico invisibile. Il nemico invisibile perché si sta nelle trincee, e dalle trincee si esce per andare all'assalto di qualcosa che non si vede, in genere non si arriva dall'altra parte, perché la terra di nessuno che divide le due trincee delimita un territorio sconosciuto con dei nemici completamente sconosciuti, completamente anonimi. Quindi direi un'incapacità di ritorno a una vita normale, un'incapacità di ritorno da parte dei reduci ad una convivenza civile e una sorta di introiezione della colpa. Il soldato, il reduce, quando torna a casa ha come un senso di frustrazione della sua aggressività, è abituato ad uccidere, adesso deve tornare a declinare una grammatica sociale diversa in cui non può più sparare al nemico, ma deve coesistere con gli altri. E questo provoca nei soldati spessissimo dei collassi nervosi importanti e spessissimo anche un'aggressività contro obiettivi impropri, che sono gli ufficiali stessi, che sono oggetto spesso di vendette da parte dei soldati, generiche affermazioni di ribellione contro lo Stato Maggiore, contro la patria, contro i sovrani. A che cosa ci porta tutto questo? Porta a una concezione della liminarità della guerra, della sua stupidità, perché intercambiabile è il soldato con un altro, sulla inutilità, sulla mostruosità dei sacrifici umani. Il disincanto verso
il nemico, il rientro nella quotidianità, il reduce che è un disadattato, che è uno straniero in patria. C'è un bellissimo romanzo di Ernst von Salomon, che è uno degli attentatori di Rathenau, ministro degli esteri della Germania di Weimar, ebreo, autore di uno splendido libro Ascolta Israele. Già negli anni 20 aveva capito cosa sarebbe successo alla comunità ebraica in Germania. Ernst von Salomon racconta la sua vicenda personale di quando torna a casa. Lui è poco più che un ragazzo e racconta di come le donne stesse del suo quartiere abbiano un senso di aggressività verso di lui, perché lui continua ad avere quella divisa, continua a portare una divisa che non ha gloria, è la divisa di un soldato sconfitto. La guerra impone una sorta di liberazione dalle costrizioni borghesi, dallo status sociale della pace, dagli oggetti della borghesia e della vita quotidiana. C'è proprio una liminarità del soldato. Il giovane soldatino Ernst von Salomon viene spogliato letteralmente della sua divisa, gliela strappano di dosso queste donne scarmigliate che hanno fame, che odiano la guerra, che odiano quindi nel soldatino von Salomon questo simbolo in qualche modo fratricida. Chi salva Ernst von Salomon da questo assalto disperato delle madri che non hanno più i figli, di altri ragazzi che vedono in lui appunto un simbolo militaresco, un simbolo di lutto, un simbolo di sangue? Lo salva un ufficiale che arriva, lui lo vede azzurro addirittura, come se fosse un angelo azzurro vestito della divisa azzurra degli alti ufficiali, dei medio alto ufficiali dell'esercito tedesco. Qui introduciamo un concetto nuovo, l'ufficiale che può tutto sui soldati, la supervalutazione di chi ha potere di vita o di morte sugli altri, e questo è un altro degli elementi che i reduci si portano appresso e trasmettono poi alla società che si prepara al totalitarismo, al fascismo in Italia, al franchismo in Spagna, al nazismo in Germania. Spesso c'è una coincidenza tra i quadri militari frustrati da non avere più questo potere di vita e di morte e il rovesciamento della società borghese che torna ad essere democratica, quasi a dire prima noi avevamo questo potere di sovvertimento, adesso lo stiamo perdendo e lo vogliamo ritrovare nella stessa violenza che la guerra ha ormai inculcato in una generazione, quella che Maria Remarque ricordava, era stata educata invece a simboli di pace. Lussu, un italiano, un sardo, ricorda che i nemici erano uomini come noi, soldati fatti come noi, di carne come noi, con uniforme come noi, solo che non li vedevamo, erano senza volto nelle altre trincee. E poi c'è la scoperta del nemico, incredibile. Questo è un altro episodio incredibile della Prima Guerra Mondiale, quando spesso tra le trincee nasceva una sorta di pace locale, lo sapete, si scambiavano regali, si lanciavano sigarette, a metà strada si incontravano la notte di Natale per scambiarsi dei doni, poi il giorno dopo magari si ricominciava da capo a spararsi, si tornava invisibili, senza volto. Ecco, tutto questo toglie alla Prima Guerra Mondiale quell'aura di nobiltà, se vogliamo chiamarla, di grandezza che le altre guerre hanno avuto, e la fa diventare una guerra sporca, una guerra di fango, una guerra dove i topi sono nelle trincee e la fanno da padroni, dove chi sta in trincea deve dormire in una sorta di reticolato che si costruisce per non essere azzannato dai ratti che sono nel fango. Come può, dopo 4 anni e mezzo, un giovane che ha partecipato a questo inferno tornare normale? Io credo e spero che questo dizionario possa darci delle risposte anche in questo senso. Una generazione che è stata rifugiata sottoterra perché le trincee sono scavate nelle viscere della terra e perché uno degli incubi più grandi dei soldati in questo periodo, lo riferiscono le fonti degli ospedali psichiatrici dell'epoca, è l'incubo del seppellimento. L'incubo che una bomba arrivi a fare crollare le strutture della trincea e seppellire vivi i soldati che spesso ne escono pazzi, fuori di sé. Non sapevamo più dove ci trovavamo, non sapevamo dove era la luce. Sono tutte evocazioni che dalle fonti preziosissime degli ospedali e in particolare poi degli ospedali psichiatrici vengono fuori.
Simboli di liminarità, dicevamo, l'ufficiale aristocratico modello per i soldati borghesi, l'ideologia dell'ufficiale in qualche modo che impone un potere, il pedagogismo degli ufficiali, le regole di eguaglianza che vengono avvilite e le condizioni della sopravvivenza che prevalgono sulle regole dell'eguaglianza. Insomma, una società che in qualche modo divora se stessa e cambia la sua logica identitaria. La logica identitaria non è più, non può essere più quella della Belle Époque, non può essere più quella delle ideologie che forse cominciano a morire proprio allora. La logica comunitaria è quella cosiddetta agostana o agostina dell'agosto 1914, un'incredibile fissità, pensiamo a Ernst Jünger, di sguardi, quello sguardo d'acciaio, come viene descritto da Juncker sotto gli elementi. Non potrò mai dimenticare, non potrò più ripetere, sono le parole che i soldati mandano più spesso a casa. Se voi fate un'esperienza, l'ho fatta anche a casa, cartoline di guerra di mio nonno, l'espressione che più ricorre statisticamente è proprio questa: non potrò mai dimenticare, non posso rivelare, non potrò più ripetere quello che succede. C'è questa estrema intensità dell'esperienza che nessuna celebrazione della guerra potrà fare dimenticare, nemmeno se vinta o nemmeno se persa, tanto peggio. La guerra è una contrapposizione assoluta, la guerra mondiale, alla vita sociale che la produce. È un po', diciamo, agli antipodi della normale esistenza del modello sociale, della società industriale, disciplinata da regole completamente diverse, e i reduci introitano queste regole. Stefan Zweig dirà che la partecipazione alla storia del mondo era cessato. Ciascun individuo, scrive, assisteva a un ampliamento del proprio io, ma questo proprio io si espandeva fino ad esplodere in una conflagrazione. Un altro elemento che vorrei valorizzare è quello, e poi mi avvio a chiudere, è quello del cameratismo, che anch'esso poi si trasfonde da un'esperienza bellica ad un'esperienza sociale. La maggior parte dei reduci e la maggior parte di coloro che scrivono della guerra sottolineano questo aspetto di cameratismo: siamo l'uno con l'altro, siamo spalla a spalla, siamo fianco a fianco, siamo, qualcuno diceva, è un'espressione molto particolare che ricorre, siamo legati come i pali di una staccionata. La metafora del flusso della vita scompare e si fissa in una fluidità senza tempo. Quelle grandi manovre militari a cui tutti i soldati avevano partecipato scompaiono, non ci sono più fanfare, non ci sono più trombe, prevale questo sordo rumorio che i bombardamenti, i cannoneggiamenti e anche i primi bombardamenti gradualmente di un'aviazione ai primi ordini diffondono. Siamo tutti storditi, sono frasi che ricorrono, siamo tutti trasfigurati, ma la guerra, questo è Rainer Maria Rilke, è un grande poeta pacifista, ma la guerra rendeva tutto così stupendo, c'era un'esaltazione proprio in questi giovani. Rainer Maria Rilke non è sicuramente imputabile di militarismo o di bellicismo. Una conclusione, forse non è possibile, l'invito è quello di affrontare e utilizzare soprattutto il dizionario della Grande Guerra di Fimiani e Corni, pensando anche a rintracciare ciò che resta di tutto questo nella società che segue, con questa fuga della borghesia da se stessa, che in qualche maniera si libera dell'oppressione borghese nella guerra e trova nell'espressione della violenza una sua esaltazione. La guerra distrugge completamente e normalizza in qualche modo problemi che prima non erano nemmeno pensabili.
I soldati si sentono assolutamente intercambiabili, perché questa è l'espressione che si coglie tra i reduci: eravamo tutti intercambiabili, contava poco la morte. Immediatamente c'erano schiere successive che intervenivano. E sono soldati anonimi, silenziosi. Credo che pochi film abbiano rappresentato questa realtà come quel bel vecchio film Uomini contro, che invito tutti sempre a tenere presente e vedere, questa assoluta esperienza anonima della guerra, questa impossibilità di capire che dall'altra parte c'era gente tale e quale a chi era costretto a combatterla. Concluderei ricordando gli automatismi, i ritualismi dei soldati, che dicevano che perdevano la paralizzante libertà borghese, quindi rifiutavano quel sentimento di libertà che rendeva l'individuo capace di pensare, capace di agire senza essere inquadrato in un sistema di morte. La vita che regredisce ai suoi termini più brutali, ai suoi termini più primitivi, più semplici. Ogni movimento, cito un altro illustre reduce, Schau Weckart, tutti questi sono diventati grandi scrittori poi nel dopoguerra. La vita è regredita in termini più semplici, ogni movimento è preciso, alzare il cane di un fucile, premere un grilletto, ogni gesto è determinato, è organizzato, rivolto a un unico fine. Tutto agisce secondo una retta perfetta, senza equivoci, senza paralizzanti pensieri. È escluso qualsiasi pulsione, qualsiasi capacità di individualità. È tutto ritmato per 4 anni e mezzo da regole ferre. La fuga dal moderno, infine, e l'esercito come antinomia alla insoddisfazione civile, perché si compiono rituali militari che diventano quasi una religione e il reggimento diventa in qualche modo, cito un altro reduce, migliore della mia famiglia. La fuga dal moderno è determinata da una guerra che è tutto movimento e azione, ma che non si muove perché il fronte è fisso, perlomeno in Occidente. Ci sono cambiamenti di fronte, ma si tratta spesso di poche centinaia di metri, al massimo di qualche chilometro. Il fronte occidentale resta, diciamo, grosso modo lo stesso. Addirittura i tedeschi hanno la sensazione di aver perso la guerra stando sul territorio nemico, perché avevano ancora lembi di territorio francese conquistato. La critica alla modernizzazione e al confronto con la società borghese è devastante e in qualche modo la Prima Guerra Mondiale rappresenta, secondo tanti autori, Weber, Simmel, Juncker, rappresenta una fuga da quella appartenenza alla società borghese che aveva illuso qualcuno di poter andare verso sorti migliori e sempre progressive. Non era così, e da questa guerra sarebbero derivate le deviazioni che i totalitarismi successivamente riusciranno a convogliare. Una messe di spunti interessantissimi. Un saluto va al professor Marco Presutti, che ho visto poc'anzi entrare, che ringraziamo per essere intervenuto. È il momento di ascoltare la dottoressa Stefania De Nardis, che è curatrice editoriale per Textus dell'Opera. Grazie a tutti, buonasera. Io sono particolarmente contenta, devo dire, questa sera di poter rappresentare la casa editrice Textus, Edoardo Caroccia, l'editore che è qui, il nostro grafico Andrea Padovani e le altre persone che con noi collaborano alla realizzazione di questi progetti. Prima di spendere due parole per questo volume, però ho una reale esigenza di dare il mio ringraziamento a Enzo Fimiani, che non è in alcun modo un ringraziamento in circostanze, infatti lo voglio proprio argomentare, perché Enzo Fimiani, oltre a essere il preparato studioso che noi tutti conosciamo,
ha una dote, devo dire, ormai rarissima, che forse potremmo definire di generosità intellettuale, non saprei come altro definirla, che si traduce in impegno. Impegno vuol dire decine di ore del sabato, della domenica, delle ferie, delle vacanze passate a lavorare su questo libro insieme a noi, e questo è fuori dal comune, ci tenevo a ribadirlo in modo particolare. E Enzo Fimiani è uno dei curatori del volume, lo avete visto insieme al professor Gustavo Cordi, ma vorrei mettervi a conoscere, proprio farvi compartecipare di come è nata questa esperienza e di come un volume così in realtà nasce grazie all'impegno, ritorna questa parola, di molti, perché i due curatori hanno coordinato un gruppo di giovani studiosi e dottorandi e giovanissimi ricercatori sparsi un po' per tutta Italia, dal Piemonte all'Emilia, ai nostri colleghi abruzzesi, che hanno lavorato sodo e hanno permesso che questo volume potesse avere la ricchezza, io credo, ma poi saranno i lettori a dirlo, che presenta oggi. E impegno è la parola, credo, che sta sotto anche ad alcune scelte editoriali che negli ultimi anni abbiamo deciso di percorrere, e l'abbiamo deciso, e anche qui ci tengo a ribadirlo, facendo una serie di sacrifici, li facciamo tutti in questo periodo, che non è di certo dei migliori, ma per quanto riguarda l'editoria, piuttosto che impegnarsi in progetti semplici, ci piace e ci diverte di più impegnarci in progetti complicati. E questa collana in particolare, che da Enzo Fimiani è diretta, quella dei dizionari, ne è forse l'esempio più concreto. È nata nel 2011, quando si sono festeggiati e celebrati i 150 anni dell'Unità d'Italia, e in quell'occasione ci siamo chiesti: che si fa? Possiamo noi partecipare come editori abruzzesi a questo grande momento fondamentale per la storia del paese? E ci siamo anche detti una cosa che ci siamo ripetuti anche quest'anno: siamo attenti al rischio che le celebrazioni in questo caso portano in qualche modo sempre con sé, cioè al rischio della parola vuota, al rischio di ricordare senza in realtà ricordare, cioè riportare alla memoria senza parlare di quello che è stato. Allora, a questo rischio della parola vuota abbiamo detto: vabbè, proviamo a rispondere con la parola piena, con la parola piena di contenuti. Le parole sono la nostra, diciamo così, materia prima per gli editori, e abbiamo deciso che forse, ecco, un dizionario poteva essere un modo valido per ricordare quello che è stato, e soprattutto in un'ottica che partisse da noi, quindi dall'Abruzzo, per guardare però oltre l'Abruzzo e guardare anche oltre l'Italia, perché le grandi ricorrenze hanno un senso se riusciamo a ricondurle a quello che sono state realmente, cioè a dei momenti collettivi che vanno ben oltre i confini regionali e i confini nazionali. La Grande Guerra è per eccellenza uno di questi momenti, e noi abbiamo pensato di dare un'attenzione tutta particolare anche a far capire che la Grande Guerra è stata anche la guerra dell'Abruzzo e degli abruzzesi. Anche se rispetto magari alla Seconda Guerra Mondiale c'è stato un coinvolgimento diretto a livello territoriale minore, ma quando abbiamo visto che, per esempio, un'associazione che si chiama Arte della Grande Guerra, che ha collaborato con noi fornendoci una serie di immagini inedite, quindi abbiamo preferito raccogliere i disegni dei soldati al fronte, quindi degli uomini al fronte, dei combattenti, piuttosto che i ritratti che le infermiere hanno fatto dei degenti negli ospedali militari. E ci siamo accorti che un acquarellista tedesco che si chiama Limmer faceva ritratti di prigionieri italiani segnandone il nome e la provenienza, e ci siamo accorti che uno di questi era tale Romualdo Pomidori, di Tollo, con scritto Tollo. Allora abbiamo toccato con mano l'esigenza di portare veramente l'Abruzzo in una dimensione diversa, che è quella che permette poi di dare un senso anche alle attività che da qui devono partire per andare fuori. Quindi io sono anche particolarmente contenta che questa sera ci siano tanti importanti rappresentanti di questa regione, a partire dal presidente Marini,
perché è questo il nostro obiettivo, è questo il motivo principale per cui lavoriamo, riconoscerci come abruzzesi ma in un contesto che deve essere ormai ben al di là del confine regionale e di quello, anche di quello nazionale. Da questo punto di vista ci sembra che sia importante anche la valorizzazione di alcuni dettagli che riporto questa sera perché ci fa anche piacere. So che in platea è presente anche il nipote di Manfredi Di Marco. A un certo punto troverete nel dizionario alla voce animali da tiro, per fare un esempio, la foto di Manfredi Di Marco, che era un militare, che nel retro di questa foto che si è fatto scattare sul suo cavallo scrive una specie di dichiarazione d'amore per il suo cavallo. E allora la guerra è stata anche questo, è stato un momento in cui, lo ha detto molto meglio prima di me il professor Trinchese, la prospettiva è cambiata, è diventato un'altra cosa. Ed era un momento troppo importante perché noi non provassimo, speriamo di esserci riusciti, saranno i lettori a dirlo, però era troppo importante perché non provassimo a darne una resa di questo tipo, quindi fatta del lavoro di molti giovani, di molti contributi e di tanti aspetti, di tanti sguardi. E tutto quello che ha detto il professor Trinchese ci conforta, perché effettivamente l'elemento più caratterizzante probabilmente di questa guerra la troviamo in una delle sezioni di questo dizionario, che è quella delle eredità. È tutto quello che questa guerra ha lasciato in ognuno, non c'è credo davvero eccezione da questo punto di vista. E dunque il nostro impegno è stato realmente questo, a fronte di sacrifici che ci sono sembrati tutto sommato affrontabili per poter arrivare a un risultato che speriamo sia apprezzato da tutti. E infine chiudo volendo davvero ringraziare quanti sono presenti questa sera a questo tavolo, perché c'è un ultimissimo elemento che vorrei rimarcare: la centralità della cultura. È stato detto anche questa sera prima di me, è un elemento reale. Chi cerca di lavorare con questi mezzi, chi cerca di dare un piccolo contributo anche al riconoscimento, alla possibilità di diffondere dei saperi affidandosi a esperti, a studiosi, a chi ha qualcosa da dire, è un impegno vero. E quindi chi ci rappresenta, chi rappresenta questa regione, chi decide di essere qui questa sera a testimoniare anche con la presenza fisica, per noi è un grandissimo segno di incoraggiamento. Per questo devo dire, credo personalmente anche a nome dell'editore Edoardo Caroccia, dei nostri collaboratori, devo un grazie, sperando che il nostro lavoro possa essere apprezzato da tutti. Grazie. Grazie Stefania. È la volta del curatore dell'opera, una delle persone, conviene che si siede perché c'è qualcosina che sto dicendo su di voi, che è più adatto alla diffusione della cultura pescara in Abruzzo, Enzo Fimiani. Enzo ha diretto la Biblioteca Centrale dell'Università d'Annunzio, sede di Pescara, e oggi, lo sappiamo tutti, direttore della Biblioteca Provinciale di Pescara. È stato docente di storia moderna e contemporanea e di storia dei partiti politici nell'Università Gabriele d'Annunzio di Chieti Pescara e di ricerca e di documentazione storica online nell'Università Telematica Leonardo da Vinci di Chieti. Il centenario della Prima Guerra Mondiale certamente costituisce l'opportunità per riflettere su cosa fosse l'Europa alle soglie del conflitto, ma soprattutto, Enzo, su cosa sarebbe diventata. Ecco, da qui l'importanza di un dizionario. Grazie, si sente? Vado in piedi? Sì? È un segno così. Se parli seduto si sente. Vai. Ti metto seduto. Ha ragione Presidente, obbedisco. Intanto siete tantissimi, sono veramente commosso. E di solito chi si impegna per realizzare un volume poi deve parlare poco, perché ha fatto parlare per ciò che è possibile, ha provato insieme ad altri a far parlare il volume, quindi non ho
non devo dire molto, davvero pochissimi minuti vi ruberò, anche perché alcune delle cose che avevo da dire, soltanto alcune, che potrei parlare ovviamente, potremmo tutti noi parlare, riflettere di Grande Guerra per giorni ovviamente, noi non riusciremmo comunque a dominare un fenomeno storico di tale complessità. Alcune delle cose che avevo da dire, l'ho scritta stamattina, se avete letto su un giornale locale, ci sono un po' delle riflessioni che appunto non faccio qui, così non vi annoio, potete leggerle lì, anche perché osare tentare di dominare la Grande Guerra all'interno di un volume, fosse anche esso un dizionario, impresa talmente ardita e anche forse ambiziosa e forse visionaria che, ovviamente, come dire, ci abbiamo provato, no? È impossibile farlo, però sono convinto che dentro questo dizionario ciascuno di voi, tutti, a prescindere dagli specialismi, diciamo così, il cittadino mediamente colto, curioso della nostra storia, curioso dei legami inestricabili tra passato, presente e, hai visto mai, futuro, chiunque può trovarci, secondo me, in questo dizionario chiavi di lettura adatte a stimolare la propria coscienza civile, a capire quanto la Grande Guerra ci riguardi, quanto la Grande Guerra in realtà ci parli di noi stessi, come scrivevo stamattina, italiani e europei, no? È stata in qualche modo una grande guerra civile europea, poi si è prolungata, come sappiamo, pochi anni dopo, con la seconda guerra mondiale, ed è stata, come dire, una tragedia di noi europei dalla quale dovremmo imparare oggi per costruire un'Europa e un'Italia, lasciatemelo dire, migliore delle attuali. Per cui pochissimi minuti, spendo una parte dei quali però per ringraziare rapidissimamente alcune persone, ovviamente, il Presidente Marini qui che ha voluto, il Presidente del Comitato Nazionale presso la Presidente del Consiglio che lavora proprio sugli anniversari di interesse nazionale, qualcosa su cui noi italiani, ahi noi, siamo assai carenti, noi riusciamo a fare pace con le date della nostra storia, occorre lavorare su questo. Fin dall'inizio ha creduto in questa iniziativa di oggi e nel dizionario ci sono veramente grato. Il Presidente Di Marco, che non c'è, che ha avuto parole che non merito, e mi auguro che queste parole invece si riferissero non a me, ma all'istituzione nella quale lavoro, la Biblioteca Provinciale, che mi auguro non sia più ai margini delle attenzioni della pubblica amministrazione della provincia, ma sia al centro. Vi prego di fare un applauso per questo. Da troppi anni la biblioteca provinciale è ai margini e non al centro. Chiediamo di ritornarci in questo centro perché riguarda tutti noi, voi, i nostri figli che vengono ad accedere, che è un diritto. È un diritto ad accedere alla conoscenza, cioè a dire alla democrazia. No? Non c'è conoscenza senza democrazia, non c'è democrazia senza conoscenza. E al professor Trinchese, al quale mi lega un'antica e sicura amicizia che ci ha onorato della sua presenza, e poi un altro applauso, me lo dovete fare, vi prego, a quella persona lì che si dovrebbe alzare, per favore, sì, perché è sempre dietro le quinte. Edoardo Caroccia, ed è quell'editore, come ho scritto stamattina, che è mosso evidentemente da una lucida follia, no? Perché rischia, scommette da sé, questo fa l'editore vero e non lo stampatore, e mi auguro che questa scommessa sia riuscita perché ne abbiamo altre in cantiere, diciamo, altrettanto ambiziose. Stefania, avete sentito con quale pathos ha parlato di noi, diciamo, perché abbiamo costruito fianco a fianco questo libro, quindi lei senza di lei, davvero retorico di solito dirlo, ma senza di lei questo libro non si sarebbe fatto. È un'altra che lavora nell'ombra, un altro di quegli abruzzesi, ce ne sono tanti, anche in sala, li potrei nominare uno per uno, quegli abruzzesi che di grandi competenze che lavorano nell'ombra,
Loris è una specie di macchina da guerra, come ho detto, al quale dobbiamo tutti la straordinaria riuscita di questa iniziativa, dobbiamo a lui. Loris Giovanni insieme a lui all'Unione Nazionale Pro Loco d'Italia, dobbiamo a lui questa iniziativa. Luca Luciano, amico anche di vecchia data, e ci siamo conosciuti, guarda caso, all'università parlando di storia. Quindi, come dire, in qualche modo è un cerchio che si chiude, è un amico e lo ringrazio. E ringrazio da lontano anche Gustavo Corni, anch'egli nostro amico, mio, di Stefano Trinchesi, di vecchia data. Gustavo Corni, guarda caso, tutto torna, che ha insegnato per 3 anni qui all'inizio degli anni 90, nell'Università d'Annunzio, Luca Luciano se lo ricordo, da allora siamo diventati amici, è passato un quarto di secolo, evidentemente siamo ancora qui a collaborare insieme, questo credo che sia bello. 3 cose volanti e ho chiuso. La prima, sul piano storiografico, credo che questo dizionario, al di là del suo valore, perché poi già li sento, figuriamoci, sento quei ronzii di chi va a trovare ciò che in un dizionario manca o ciò che è scritto non in maniera, figuriamoci, è un gioco al quale ovviamente non sono abituato a giocare, ma in Abruzzo invece siamo molto abituati a giocare a questo gioco, no? Basta fare qualcosa per essere, invece che, diciamo così, non dico apprezzarci, ma che è questo, non chiedo questo, però almeno, come dire, in qualche modo che venga riconosciuto l'impegno di fare, no, si critica, cioè il primo istinto è criticare, ecco. Se non supereremo questa tara abruzzese, l'Abruzzo, altro che sviluppo economico, finanziario, perché lo sviluppo civile di cui ha bisogno l'Abruzzo, prima ancora che civile, questo è uno degli aspetti. Quando non sentirò più questi ronzii intorno a me, no? Allora forse avremo fatto tutti un piccolo passo avanti come abruzzesi. Dicevo, storiograficamente questo dizionario copre una lacuna, è stato detto, è la prima volta in 100 anni di giudizio italiana che esce un dizionario sulla Grande Guerra. Esistono dizionari biografici, anche fatti bene, ma non esiste un dizionario tout court a 360 gradi, perché questo dizionario intende, anche qui tenta sempre, sia ben chiaro, tenta senza affatto riuscirvi, ma è importante tentare, tenta di coprire tutti gli aspetti della Grande Guerra. E quindi noi qui parliamo di guerra, perché è stata una guerra, quindi di armi, di eserciti, parliamo di diplomazia, perché è stato anche un grande scontro diplomatico e il fallimento anche delle capacità diplomatiche, parliamo però anche di simboli, di culture, di eredità della Grande Guerra, c'è una sezione del dizionario importante che ci parla delle immediate o almeno di medio periodo eredità che la guerra ci ha lasciato, molto spesso tragiche, no? Drammatiche e così via, no? Quindi dizionario a 360 gradi. Poi, sul piano didattico civile, questo è un dizionario per tutti, che speriamo sia soprattutto per i giovani, per i ragazzi e per gli studenti. Quindi questa è la sfida vera, grande di questo dizionario, no? E infatti nel dizionario ci sono voci, come dire, sintetiche, più nette, e voci invece più complesse, più discorsive, no? E quindi si può aprire e leggere questo dizionario su 2 registri diversi, no? Sul piano invece abruzzese, e chiudo, torniamo a noi, che ci riguarda, sono convinto che questo dizionario tenti, anche qui tenti, attenzione, fare qualcuno dice, no? Torniamo a ciò che dicevano, già li sento, tenta, senza per forza riuscirci, ma l'importante è tentare, di far uscire l'Abruzzo dall'orticello del borgo natio. Esiste qualcosa al di fuori e al di là dei nostri confini, no? Ci proviamo. Grazie al Presidente Marini siamo per esempio sulla home page del sito del Centenario. Ho ricevuto telefonate e mail, non so, dalla Germania, un amico professore tedesco mi ha telefonato, complimenti, sono contento, una cosa fatta in Abruzzo, e questo peraltro è di origine abruzzese, una cosa fatta in Abruzzo che rompe in qualche modo il diaframma, qualche volta po', no? Come dire, oppressivo delle nostre piccinerie, no? E allora dobbiamo sostenere questo tipo di operazione. Possiamo farlo, noi abruzzesi, guarda un po', possiamo uscire dai nostri confini.
E poi è anche un'occasione per riflettere sul ruolo dell'Abruzzo nella Grande Guerra. Lo dicevo qualche giorno fa a un amico presente in sala. L'Abruzzo ha dato un grande contributo alla Grande Guerra, non soltanto come figure. Pensiamo a Don Minozzi, ne parlavamo con Giacomo D'Angelo l'altro giorno, l'inventore delle case del soldato, no? Per dire, ad altri, ad Alluzzi ovviamente, figuriamoci, non è neanche il caso di dirlo, ad altri personaggi, ma l'Abruzzo ha dato un grande sacrificio di sangue, perché il rapporto al numero di abitanti è stata la regione che, guarda caso, guarda un po', seconda solo alla Sardegna, chissà perché, Sardegna e Abruzzo, ha dato il più alto numero di mobilità alla Grande Guerra. Cioè la Grande Guerra l'abbiamo fatta noi, i fanti, no, ignoti e contadini e illetterati e analfabeti, eravamo noi. Occorre che, come dire, tutti facciamo una grande riflessione su questo. Ma l'Abruzzo compare qui, per esempio, nel dizionario anche per una grande tragedia abruzzese proprio di quel tempo, di cui tra un po' ricorrerà un tragico centenario, il terremoto della Marsica, 13 gennaio 1915, che influì tantissimo in quei mesi difficili e drammatici di dibattito anche feroce, come sappiamo, tra interventisti e neutralisti, che in Abruzzo decapitò un'intera classe dirigente marsicana contraria all'intervento, o almeno tendenzialmente neutralista, socialisti, liberali, anarchici, che influì moltissimo sul dibattito di quel tempo, non soltanto rallentando forse, o ritardando forse, non è provato, l'entrata in guerra dell'Italia, ma suscitando un afflato popolare favorevole ai militari, perché lì sul luogo in realtà fu l'esercito ad intervenire in modo, come dire, fattivo nei primi soccorsi, che come sappiamo per il resto furono, come dire, disastrosi. Su questo non voglio, come dire, entrare nell'attualità, no? Fu una gestione post terremoto, guarda un po', chissà perché, disastrosa anche quella. Direi che questo avevo da dire, questo ho detto. Grazie. Grazie Luciani. Permettetemi di leggervi una riflessione dello stesso premio Nobel per la letteratura per Ungaretti, che ci dà anche la cifra di lettura per le poesie che poi Luca Luciani ci leggerà. Ero in presenza della morte, in presenza della natura, di una natura che imparavo a conoscere in modo terribile. Dal momento che arrivo ad essere un uomo che fa la guerra, non è l'idea di uccidere o di essere ucciso che mi tormenta. Ero un uomo che non voleva altro per sé se non i rapporti con l'assoluto, l'assoluto che era rappresentato dalla morte. Nella mia poesia non c'è traccia d'odio per il nemico, né per nessuno. C'è la presa di coscienza della condizione umana, della fraternità degli uomini nella sofferenza, dell'estrema precarietà della loro condizione. Prego, Lucio. Allegria di naufragi. E subito riprende il viaggio, come dopo il naufragio, un superstite lupo di mare. Soldati, si sta come d'autunno sugli alberi le foglie. Natale, non ho voglia di tuffarmi in un gomitolo di strade. Ho tanta stanchezza sulle spalle. Lasciatemi così, come una cosa posata in un angolo e dimenticata. Qui non si sente altro che il caldo buono. Sto con le quattro capriole di fumo del focolare. L'ultima è San Martino del Carso. Di queste case non è rimasto che qualche brandello di muro. Di tanti che mi corrispondevano, non è rimasto neppure tanto. Ma nel cuore nessuna croce manca. È il mio cuore il paese più straziato. Grazie.
È la volta dell'ospite d'onore di questa sera, Presidente Emerito del Senato Franco Marini, nonché, lo si ricordava prima, Presidente del Comitato Storico Scientifico per gli Anniversari di Interesse Nazionale. Un personaggio che in tutto il mondo, ma soprattutto in Abruzzo, non ha bisogno di presentazioni, ha una sua riflessione alle conclusioni di questa serata. Prego, Presidente.